Allora, passatemela la mod che la installo. Nel ca il canale Link Link Vari lo vedi? Vari, sì. Ecco lì, è No. l'ultima che ha postato gran pasticcio, quella la mod. Ok. Allora, mi salvo tutte le mod. Fammi vedere qua mo cosa ho combinato, perché mo ho cancellato la Mario Map. Ok. Anche se mi oh, sinceramente cioè, provo a tabbare col Windows, vediamo. No, non crasha. Wow. E allora la mia mappa No, diciamo che la Mario Map non l'ho tenuta fino a mo. Guarda, no, non ci credo proprio che lei. è. E poi se vuoi che Saranno posso cambiare. più di 2 mesi che abbiamo la Mario Map nel gioco. E No, secondo dici. me, come dice Gran Pasticcio, il fatto del. Come si chiama? Aiutatemi. Giuseppe. Giuseppe. Andrea. Non so come si chiama chi. Come si chiamano gli abiti? Gli accessori senza figurine lì. Dove Ah, sì, l'accessorio ci strano, sì. vediamo? Poi Perché devo fare il trasferimento veloce. devo farlo. Io devo collegarmi, non so neanche come funziona. No, per ora Vai, tu avvia avvia il quello gioco. No, no, il normale, gioco normale. Avvia il gioco normale. E se ci magari ci dici dove stai, veniamo noi lì, eh. Però io devo però. Sì, fare un infatti. trasferimento perché devo comprare il camion, quindi mo vado da una Mobile. qualsiasi parte, quindi poi vediamo un po'. Rivenditore mod. Purtroppo mi dispiace per chi sta in live, ma è una musica di merda, lo so, però purtroppo non posso farci niente. Non Non sei in devo. live? Sì, sono in live. Però non posso usare musica normale perché devo usare la no copyright, altrimenti me lo taglia nel video. E mi No, no, dispiace. ti bannano, questo è diverso. Adesso no, perché non c'ho l'affiliazione, non mi bannano. Però mi tagliano il video praticamente quasi tutto. Ma devo usare per forza questo mondo qua. Se Sì, vuoi sono dovuto. giocare con noi, stiamo usando questa mod anche perché ha fatto la skin il Gran Pasticcio. No, Vogliamo. volevo dire, ma devo per forza avere il camion No, o no, 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 puoi quello usare anche il mio? Ah, tuo. no, ecco che la L'importante è possibilità che è me la caricata vuoi. nel convoglio, capito? Ah, Perché. se volete me lo compro, tanto ho tanti soldi. No, vabbè. No, io la voglio provare perché il camion è carino. Eh beh sì, il camion degli abusivi, figo, spacca. Però, Grappasiccio, se ci fai quello del Volvo, guarda, ti dico proprio grazie. Eh sì, ho visto che dovrei essere in grado. Ah, sicuramente più di noi, guarda, quale sicuro. Che io non so manco come si apre il programma per fare l'editing. Quindi. Ok, allora, io sto mo col camioncino degli abusivi. E lo faccio vedere bene, l'abusivi. Allora, ma Marco, fatemi. no, ho sbagliato. Devo far partire il gioco in multiplayer, no? No, no, no. Normale. Ok, io Normale. sono partito normale. Cosa devo fare adesso? Convogli? Ti dice Ah, di. convoglio. Aspettate, non facciamo confusione. Ti dice di confermare la selezione, devi andare da qualche parte o hai già tu un carico, hai già roba tua? Ah, mi dice conferma trasferimento veloce perché ho pasticciato con le mod. Dove ci troviamo che mi trasferisco? Allora, io adesso attualmente sto a Digione, però se tu mi dici che garage hai già Io pronto. a Venezia. Ok, Ok, andiamo a Venezia. vediamoci tutti a Venezia. Nico, tu ce la fai a venire a Venezia? Ok, Io sono già a Venezia, io. chi Perfetto, perfetto, crea il convoglio? dai. Lo faccio io, ma aspetta Ok. un secondino. Allora, mo ti spieghiamo, Gran Pasticcio, come funziona, eh. Sì. Non mi vede la mod. Perché? Io l'ho incollata, ma non la vedo. Ma che hai fatto? Il file RAR come stava? L'hai incollato nella cartella mod? Sì, l'ho incollato, com'era? No, 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 no. Allora. È il file SCS, no, il No, RAR. allora, il file RAR che hai scaricato, estrailo. No, 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 scusa. No, solo il file SCS che ho messo io, basta, che metti dentro nella directory mode. Allora.
Facciamo così. Dov'è? Qua. Qua. Qua, schermi, qua. Allora. Il problema è che bisogna mettere tutte e tre. Io me le ho caricate tutte e tre. Va bene. Va bene. Vabbè, ma se non usi i... Allora, no, 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 Rai, carica solo il camion, il Fiat, carica solo il Fiat. Senza i due, vabbè, a me funziona comunque. Però, lo so, però... Se vuoi metterli, però aspetta, basta solo l'SCS che ho messo io. Aspetta che salvo. Per sicurezza. Ok. Beh, allora, questo qua è la mod, aspetta, questo qua posso anche mandare a Fun Blood. Questa è la mod, fotocopia, e l'ho messa qua. Mod? Sì, sì, no, sì. Mod, sì. Ok, ok, dovrebbe leggertela... Ma hai il gioco avviato, hai? No. Allora, togliamo il rimorchio a tre assi. Avvia il gioco e dovresti vederla in concessionari, rivenditori mod. L'ho fatto, allora... Allora raga, io come mod ho attivato solo il Fiat 180 e, basta, e il Sisl Megapack. No, no, perché il Sisl Megapack? Perché? E quello tanto lo scarichi direttamente con lei, perché ci ho messo la tipa. No, ma di socio! Io non ce l'ho. Quando devo ripartire allora? No, si scarica, te l'ha scaricato automaticamente. Quando ti colleghi al convoglio, lui dice devi scaricare questa mod per continuare. Ok. E tu fai sì, scarica. È nel workshop, non è una mod. Sì, ma ce l'ho già, non l'ho solo selezionata. Vabbè, come si chiama il convoglio? Aspetta che ora mi sto ricollegando perché ho tolto le altre due mod, aspetta. Mm-hmm. Ok, allora vado su questo scenario. Ritorno in mod. Fammi vedere. Ogni due settimane Soundtrap Your Everywhere Studio. Solo questo. Ma quando avvi il gioco quando hai avviato il gioco l'hai selezionata la mod, Nico? Proprio così. No, la mod come fai a farlo funzionare? Scusami, spiegamelo. Perché che andava in automatico, sono invitato a confarmi. Vai a mod manager. Pronti per essere visti da milioni di persone. Vedi, non c'è. Non partirà mai se non la selezioni qua, non va. Raga, sono abituato a confarming io. Vabbè, tranquillo. Vabbè, ancora non l'ho creato. Tanto ancora il convoglio non l'ho creato, quindi vai tranquillo, non ti preoccupare. Aspetta, no, vabbè, fino a quando hai questi problemi a 23 anni li risolvi, e quando arrivi l'età mia e hai questi problemi non li risolvi più, fidati. Ormai siamo anziani. Si può fare tutto. Pensi, eccolo. Qual è? Questo? Sì, sì, ma non, puoi anche non comprarlo se vuoi. L'importante è che ce l'hai nella cartella. No, io lo prendo, tanto sto cercando un nuovo camion. Ma a te piace correre, questo non corre? Va bene. Però per questa volta. Ok. Allora, a Venezia ti ho detto, giusto? Sì, siamo a Venezia. Ok. Io sono a Venezia. Mi devi dire se hai creato i convogli, come si chiama? Aspetta, ancora non l'ho creato. Mandami il live pure da me. Voglio vedere se funziona tutto un attimo, capì? Sì, sì. Questo. Allora, sì, questo sembra che va. Tanto è un attimo di pazienza che lo modifico. Vai, vai, infatti il camion tranquillamente. Ma partiamo, fra 10 minuti partiamo. Ma ce l'hai tutto il tempo per fare tutto. Ma stai fino? Allora. Dai, ho i piedi. Allora, c'è il generale. Ma è elettrico? No, che elettrico. Si sente l'audio del motore? Sì, sì, si sente, voglio. Non è il suo, però va bene. Allora. Ok. Allora... Il cambio. Rai... Il cambio potente, sì. No, poi vai Rai, se hai creato la partita, mi detti il codice? Sì, te lo dico subito. Allora. Fammi solo... Voglio... Vai. Posta il convoglio. Allora, si chiama Italiani Abusivi. Uh-huh. La password non c'è. Mo ti do il codice. Uh-huh. Mi sta un attimino facendo. Ma non si può mettere. Si può togliere via il traffico?
No. No, non te l'ho fatto togliere il traffico. Allora, italiani abusivi, ve lo dico subito. Il codice è... Ci sei, vi tu? Sì, sì, sì. Allora, 765. Sì. 611. Sì. 980. Sì. 507. 197. 39. / 101. Allora, il codice l'ho incoppiato nella chat generale. Se volete fare copia e incolla, vi sbrigate prima, eh. Entrate, io sono entrato. Come si fa a mettere il carta, cioè il, quella dentro? Come? Io devo mettere la, cioè gli abusivi anche qua dentro. Dov'è che sta? Qua. Devi andare a convogli e devi cercare convoglio italiani abusivi. No, qua dove, sul modifica, lo sto modificando. No, alla skin, dove devi dove si cambiano le skin praticamente. Sì, stai guardando la present? Aspetta. Allora, aspetta un attimo. Ok. Ecco, dove c'è il camioncino con i quattro cubotti sotto? Ecco, quella prima. Ok, tra questi c'è quello degli abusivi. Cerca bene. No, no, in quelli di Bai Antonio. Eccola, questa qua è. Ok. Poi ho visto dentro che qua, non so dove, avevi messo la gli abusivi. Al parasole. Al parasole di guida. Questo? Aspetta. Rai, ma non è attivato solo la SIS Mega Pack, è attivato pure i trailer, fantasma, tutto. E pure quello. Uh-huh. Aspetta che lo tolgo, aspetta. No, non cambiare. Vabbè. Niente, non cambiare, sto veramente stasera alle 8 partiamo. Nico, quella di sinistra, proprio sopra il volante. E poi Nico non ce l'ha però. Non ce l'ha poi Nico quella, eh? Oh, eccola, non ce l'ho neanche io. Okay, che cosa? Dai. Aspetta, lo tolgo al volo. Ok. Che cosa? Niente, facciamo una... No, tranquillo, tu stai tranquillo che sei a posto tu. Che non me l'ha tolto quella cosa, aspetta. Vai, il camion lo lascio così. Senti a me, metti solo la mod del camion, non mettere altra roba. Ancora mo si appesantisce e poi non crasha di nuovo. No, ma vedi che io c'ho il Fiat e il Megapack, c'ho solo, eh. Però quindi controlla bene che hai messo solo quelle due, perché hai messo un sacco di mod pure insieme. No. Sì, non c'era il trailer. Aspetta, lo devi ricreare. Ok. È strana sta cosa, perché guarda che io non ho messo nulla qui, eh. Sì, c'era il trailer anche. Ah, PCTE. No. Ti confermo che non c'è il trailer, io mo... L'ho riconfermato i cambiamenti, poi rifaccio il coso. Allora, metti solo il Fiat e la SISL, no? Sì, sono quei due, sono. Ok, attive. A posto. Dopo una bella futtina, vero, raga? Confermo il trasferimento veloce. Se ce la fai a correre col traffico, sì. Ok, ma devo fare di nuovo... E dite, sì, devi premo... Dilli così. Convogli. Allora, aspetta, che lo sto rifacendo. Osta il convoglio. Io non so perché quando fai incolla il codice incolla tutta la scritta qua. Boh. Allora. Ok, l'ho stato, eh. Uh-huh. Dammi conferma che non ti chiede tutte quelle mod, perché sono due ne ho io. Non è che ce l'hai tu a tirare quelle, no? No. Ah, è sulla chat il codice. Sì. No, basta che dovrebbe dare anche italiani abusivi. Adesso sì, mi dice che hai la SISL Mega Pack e la Fiat 180 e basta. No, pure prima, vedi che pure prima era così. Comunque, buongiorno. Ci sono. Hola. E dobbiamo andare a Venezia? Sì. A Venezia. No, Venezia si dice. Venezia, che si trova vicino a Salerno, no? Se non sbaglio. No, è in Russia, Venezia. Ma scherzo. Ah, è in Russia, scusa, no, è un attimo distratto. Mi scusa. Mi meraviglio di te, allora. Che cazzo. No, è ogni tanto defigito un po'.
gioco, solo per sto scaricando la mega pack. Sì, Anche a me, mi sto scaricando. Sì, te la scaricherà automatico quella, perché quella là è una... È di workshop. È una cosa... è workshop, capito? È ab- okay, non è abusiva quella, diciamo. Andiamo. Siamo in diretta, ragazzi. Ciao a tutti gli amici di Twitch. Non esaltarti che non c'è nessuno. Ah, non c'è nessuno, va bene, va bene. Ciao a nessuno e ciao a tutti che non c'è nessuno, praticamente. Almeno ciao credo. A tutti No, forse c'è mia moglie. Se ti può consolare, c'è mia moglie. Vabbè, dai, va bene così. Va vabbè, bene meglio così. Di siamo niente. Contenti, siamo contenti. Allora, andiamo che ci divertiamo, raga. Allora. L'ha cambiata la scena, sì, l'ha cambiata. Vedi che funziona? Tac, 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 tac. No, c'è bisogno di tac, tac. Allora, raga, io sono a Venezia. Come si fa a mettere i fari supplementari? Friends. Quali sono i fari supplementari? Questo qui? Ma tu, me devo montare tutte, le devo montare io le luci? E montare le luci? No, e non mi ingozza a fare una cosa. No, va bene così, va bene così. Facci lei. Ah, già, perché tu non l'avevi ricreata ancora il... Ma perché si è spento? Non parte, si ruppi io? Ah, aggiustiamoci un secondo il sedile qua, perché veramente così non è inguardabile sto camion, no? Ah, regoliamoci il sedile prima che arrivano i miei friends. Your friends. È crashato di nuovo. E vai che ce la fai. No. Non va bene per niente. Mi dispiace, ma non va bene. C'è quel quadro che non corre. No, ogni volta che premi il tasto Windows crasha. Allora, provate voi a farlo, perché se fa così non va bene. Non è una questione di accessori, no, non è. Windows, vediamo. No, non mi crash. No, aspetta un po' che non te lo fa subito. Tanto gli amici vedono il desktop. Ah, che bel desktop, ragazzi. Allora. Ripremo. Ah, le scatole. Ah, alleluia. Aspettate un attimo, ragazzi. Vi facciamo un esperimento tattico per far crashare lo track. No, a me non mi crash però, se no. C'è Windows. Allora no. C'è qualcosa a me che non va. Non lo so, a me lo fa solo da quando c'è sta mod. No, non mi sta crescendo. No. Ah, torniamo sulla scena giusta. Amici, va. Però il camion ce l'ho ancora, quindi va bene. Siete molto più bravi a svuotarle. Mi ha salvato. Vabbè, niente, poi farò tutto quello che va fatto quando mi arriverà il mostriciattolo nuovo. Mo non me ne frega un cazzo. Ma sì, dai, ma sì, tanto questione di giorni. Solo che vi devo abbassare il volume a voi perché siete troppo alti. Voilà! Grande! Hai visto che belli clacson? gli abusivi, Come vi trovo? Mico, siamo, sai dove? C'è il meccanico a Venezia. Se tu fai il trasferimento veloce ti porti direttamente... Io sono al meccanico. Sei Nico tu? No, non sei Nico, no? No, è Gran Fasticcio. Tu sei Gran Fasticcio, però io non ti vedo Gran Fasticcio. Io vedo Nico che è qua vicino a me, tac. Ma sai perché? Mo, per esempio, sto di nuovo in Windows e non mi crasha. Mi crasha quando vado a modificare i cerchi. Il colore dei cerchi. Ah, ecco che ti crasha. No, quello non lo toccare il colore. Oh, poi io l'ho messo giallo per il colore. Ma tu copione. I cerchi li hai lasciati originali? Io cambio le gomme e li metto i cerchi come stanno. Metto lo standard paint, però li metto neri. Ah, no, è però adesso che non l'ho toccati non crasha più, sono andato in Windows. Così, raga. Guarda che bello che è Nico, guarda. Ora arriva pure il nostro amico. Allora, Vito è arrivato, si è collegato. Vado prima che cosa sapere. Come faccio a sapere se sono giusto in rete? Lo dico subito. Vedi noi. No, non ci sei nella nostra sessione. Perché quando la sessione è collegato solo Vito e Nico attualmente.
Allora, fai convogli. Il codice, gran cioè, è nella chat generale il codice. Ah, è già nella chat generale. L'ho incollato apposta lì, così non devi stare ogni volta a dettarlo. Ma voi dove state, Venezia? Sì, si chiama il meccanico. E come mi hai fatto a vedere? Mi hai visto in rete, cioè mi hai visto dentro, ma non mi hai visto, non mi vedi dal... No, non ti vedo dalla mappa, ti ho visto dalla gestione convoglio. Venezia. Arrivo a Venezia, eh? Boh, sì, arriverà un nostro amico. Attenzione, ragazzi, arriva il mitico Vito. Attenzione che sta arrivando. Oh. Io gli ho messo le bandierine, io ho messo le luci supplementari, tutto gli ho messo. E metti tutto. Vedi che funziona tutto. Tac, tac, tac. Non faccio solo io schifo. No, perché fai schifo? C'è questa skin meravigliosa. Che ha fatto il mitico gran pasticcio. Un applauso da lui. Raga, la versione definitiva della skin degli abusivi è uscita, è pubblica. No, non è pubblica, scherziamo. Ma io ce l'ho retro? No. Okay. Io. E si va, ragazzi, si va. Col mitico Vito. Dove state a Venezia? Io ti vedo sulla mappa, vieni, vieni, dove c'è un meccanico, vieni, vieni. No, non ho montato il navigatore. Vabbè, dai, mo metto questo qua con le F3. Qua c'è Nico. Oh. Vicino al muro, piantato, c'è Nico. Perché volevo osservare da vicino come ha fatto il muro, capito? Per la scienza, diglielo, l'esperimento per la scienza. Ma andiamo su un'azienda, dove andiamo? Ma si può dare un po' di retrosedile a suo camion? Io aspetto un attimo Gran Pasticcio, no. Così si collega prima. Ecco, Gran Pasticcio si è connesso, dai. Gran Pasticcio si è connesso allo server, ok. Ecco, Gran Pasticcio è qua con me. Ah, basta dare un po' dietro il sedile e si vede lo specchio, dai. Ecco il mitico Gran Pasticcio, raga, si è collegato. Vabbè, ma dovete venire a... Ah, no, no, vi vedo, vi raggiungiamo, va. Scegliete un'azienda, poi chi non ha tutti i DLC deve scegliere il viaggio a sto punto, perché sennò magari noi scegliamo uno che ha il DLC nuovo. Nico, Nico ce li ha tutti. Io pure, tu Nico. Pure, tu vabbè. Pure. Anche io li ho tutti. A posto, e allora... Ah, l'hai preso? Gran Pasticcio, hai detto che l'ultimo non ce l'avevi, giusto? Sì, l'ho preso. Ah, allora a posto, grande. Dai. Sceglilo tu allora, dai. Che cosa? I DLC. Il viaggio? Ah, io li ho fatti. Sì, hai detto già ieri, avevo capito che li avevi tutti. Dove vai, Rai? No, fatemi... Sto cercando di capire dove devo andare per prendere un lavoro. Allora, prendiamolo da qua, da un'azienda di testa. Aspetta, che se il Gran Pasticcio fermi in officina, non so, sta facendo qualcosa? No. Andiamo da LKB, yeah. Che qua. Seguiteci! Andiamo! E cammina. Che dire, sì, andiamo. Io mi sono fermato proprio in mezzo all'incrocio per scegliere il punto dove andare. Yahoo! Guida abusiva, ragazzi, guida abusiva. Muovetevi. E togliti questa macchina. Oh! Ma quello non lo sa che con rosso io passo. Ah no, ho sbagliato strada. Vabbè, andiamo dritto bene. Da qua. Yahoo! Ah, c'è qua la gente, là. Andiamo a questa? C'è qua, la com'è che si chiama? L'Euro Goodies. Come si chiama Euro Goodies? Raga, siamo ad Euro Goodies. Eccolo Nico. Madonna, arrivo aggressivissimo, amico. Attenzione, non troppo abusivo. Attenzione. Aspettiamo Gran Pasticcio, allora. E prendiamo lo stesso carico tutti quanti, va? Sì, facciamo il lavoro autonomo. No, facciamo un World of Truck, scusami. E poi io vado 80 però. Vabbè, il suo camion quanto va? Scusa. No, è crashato. Allora. Da questa azienda. Ti è crashato? Sì. No. E perché ti è crashato, scusa? Perché è una merda. No, brutta storia. È brutta assai, credimi, è brutta assai. Ma se lo fai tu il convoglio, se lo stai. No, qua è la mod che mi sta dando questi problemi. Sono convinto fino alla morte. È la mod. Dici che sei mod? È per forza, Rai. È per forza così. Che storia.
Però è strana sta cosa. È solo le mod danno si problemi. È impossibile che. Anch'io sarei. È strana sta roba, però, perché solo a te ti sta dando questo problema, mo. Io mo sto schiacciando pure il tasto Windows. No, ma mo, anche dopo in diretta, volevo togliere tutto, pure quel fatto delle mod interne. Là, devo togliere tutto. Tutto pulito deve stare, perché sennò avrò sempre problemi. Io. Secondo me devi reinstallare proprio Aerotrack. L'ho già fatto. L'ho già fatto. Ho reinstallato Aerotrack. Ho 3-4 volte ho fatto la verifica di integrità dei file. Ma il gioco di base non dà problemi, solo le mod. Ho qualcosa che sta nella cartella documenti. È qualcosa che non va, sì, nei documenti. Comunque, ma devo entrare nel convoglio. Lo so, però purtroppo. Chi non risica dice non rosica. Non rosica. Tutti gli esperimenti che faccio con le mod, quelle cose lì si pagano. Sì, quello là. Quelle si pagano. E allora togliamo sta mod e andiamo con i camion normali. No. Andiamo con il normale. Ditemi voi, raga. No, non devo premere il tasto Windows, devo rimanere nel gioco e basta. E non mi dà nessun problema. Yeah. Ok, dai. Poi me la faccio come si deve la pulizia mia. Sai che faccio? Mo io mi collego io al tuo canale, via. Aspetta. Dovevi vedere quel fatto. Mi collego al tuo canale. Allora, aspetta un attimo, io proprio. Ma l'hai scelto il viaggio? No, ancora no, perché aspettavo a te. Così ti dico anche se la tua live va bene, se ci sono problemi. No, la mia live la sto vedendo e va bene. Almeno credo. Ah, sei tornato, dai, sei tornato. Sì, sì, sto qua solo. Aspetta un secondo che tolgo l'audio, ok. Vediamo quel discorso, se lo fa. Il multi-quality? No, dice auto o 720p. Mm-hmm. Ok. Ok, raga, torniamo anche noi in live sulla nostra. Aspettate un attimo, però credo avere un attimo una cosina qua. Ok. Tu qua stai nella vita così. Ah, tu mo stai streamando a 1080, no? Io l'ho messo a 1080p, l'ho messo ora. Fammi vedere, aspetta. Ok. Però ho aperto anche la tua live, dai. Così almeno. Ah, fammi vedere a te se dà il multi quality. Ah, vedi un attimo. No. Auto o 1080, no, e allora vedi, siamo uguali, andiamo, dai. E in modalità offline con Spotify Premium. Ultima occasione. Preso il viaggio? Annulla quando vuoi. Ma lo prendiamo al volo. Allora, quindi contratto esterno, no, facciamo un contratto esterno allora. Sì, dai. Almeno facciamo qualche viaggetto di quelli belli seri. Di quelli seri. Quindi avete tutti i DLC nuovi, avete detto, giusto? Sì. Non c'è sì, problema. Sì. Ok, andiamo. Allora andiamo. Portiamo. Non farlo lunghissimo per ora. No, ne facciamo uno tranquillo, dai. Portiamo il latte a spalato qui. Andiamo qua, inizia con Senna. Vai. Come funziona? Lo prende uno per tutti o... Allora, no. Io ora l'ho preso. No? Ci siete? Mi sentite? Sì. Ok, se voi premete il tasto ESC, in alto c'è la lista delle persone, no? Che sono nel convoglio. No? Sì. Sessione, ok. Se voi guardate me, cioè io ho già preso, vedi, l'ho già preso, pure Vito l'ha preso. Basta che voi cliccate col tasto destro sul mio, col tasto normale sul mio, e prendi lo stesso viaggio, tipo visualizza e prendi lo stesso lavoro. E in automatico lui ti prende direttamente lo stesso rimorchio. Capito? Oh sì, perfetto. Ok. Ditemi se ci siete tutti, se avete preso tutti, che iniziamo il viaggio. No, io devo ancora mettere il rimorchio. Allora, sì, Gran Pasticcio l'ha preso. Nico, capito come funziona? Non va. Non te lo fa prendere? C'è il pulsante sotto. Una volta che lo premi, sotto diventa giallo il accetta e seleziona. Accetta. Guarda, lo stesso lavoro.
No, perché se non glielo fa prendere magari gli manca qualche rimorchio, perché io c'ho pure tutti i rimorchi, capito? Ma sembra un rimorchio normale della ditta, l'Euro Goodies. Sì, però magari è un rimorchio particolare, che ne so. Guardate la present. Non ho capito, scusa Nico. Poi guardare la present o qualcuno. Ne prendo un altro, dai, ne prendo un altro, tanto a scegliere. Scusate raga, ne prendiamo un altro, aspettate un attimo, così lo fa fare Nico. Lo sai, con questo a World of Tuck. Perché? Tu non sei connesso a World of Track? Ah, ecco perché non World of... devi collegarti a World of Track. Vabbè dai, è una cosa che si farà lui da dopo magari. Mo' prendi l'autonomo e buonanotte. Ma ne prendiamo un altro autonomo. Sospendiamo questo, raga. Abbandoniamo questo lavoro. E ne prendo uno classico, così lo può fare anche con noi il nostro amico Nico. Allora, così possiamo correre come animali. Allora. E dito sì. Aspettate un attimo che vado ad andare indietro. No, non lo diciamo sì. Poi... Comunque il World of Track è meglio se lo fa il collegamento. Nico, poi magari ne parliamo. Sì, sì. In altre occasioni. No, ti serve perché fai gli altri viaggi, fai gli eventi, cioè serve insomma. Accidenti, sono stanco, devo riposare. Riposa, riposa. Non problema. No, si è ripreso. Ok. Non so se posso farlo qua, no? Non credo. No. No. Qua no. Se no togli la stanchezza, togli la cos'è la stanchezza. È sul coso di fronte. Vado a riposare intanto e prenderti i carichi. Ok. Sì, ho avuto un piccolo problema tecnico con... Allora, prendiamo uno normale allora, io. In Polonia questo ci può... ma questo non è proprio cortissimo, ve lo aspettate dico. Che sono crashato di nuovo perché come un imbecille mi sono dimenticato che non potevo farlo. Ok. Allora. Ragazzi belli, io ho preso un altro lavoro. Ecco. Cioè, l'unico lavoro che mi dava disponibile. L'altro. Ma sei cassato di nuovo? Sì, sì. È perché mi sono dimenticato. Volevo spegnere Spotify e ho premuto il tasto Windows. Ecco. Poi, senza saperlo che poi Spotify potevo stopparlo dal cellulare, volendo. Vabbè, comunque. Ma questa è un'altra storia. No, quella. Cazzo. Ce la faremo, ce la faremo. Sì, ma partiamo, dai. Ci farò sì, sì. Entro oggi. Partiamo. Amici, ce la facciamo, non vi preoccupate che non sa quando partiremo. Amici, anni partiremo. Sì, dai, che sarà mai. No, la pioggia. Via. Noi ogni volta che ci colleghiamo e dobbiamo partire abbiamo bisogno di un'ora di preparazione. Sì, sì. Un'ora sempre. Tecnica si chiama. Sempre. Non sono dentro le altre. Ma perché dobbiamo modificare tutto ogni volta? Ma io non dobbiamo fare più così. Dobbiamo entrare e basta. Senza mod, modifiche, niente. Basta. No, comunque la cartella la devo rivedere un po'. La cancello. Perché così non va bene. Nico c'è, ragazzi. Penso ci sia pure il mitico Gran Pasticcio. Vediamo. Sì, sto arrivando anch'io. No, no, non lo vedo Gran Pasticcio. Sto andando a riposare un attimo. Ah, ok. Ah, tu hai la simulazione. Se vuoi togliela quella da gameplay, esca gameplay e togli la stanchezza. Sì, la togliamo un attimo. Simula faticamento, mi sa che si chiama. Cosa del genere? L'affaticamento, una cosa così. Hai preso l'altro viaggio? Sì, ne ho preso un altro. Allora, fammi vedere cosa hai preso. Ma siete già partiti? No. No, io mi sono spostato un attimo. Ok. Siamo in azienda. Dai. Ma arriva il Gran Pasticcio, prendi il carico e ce ne andiamo. E te damo come farchetti. Piripi. Sto carico lo vedete tutti, sì? Sì. A posto. Sì, questo qua sì, dai. Anche se pure questo è di un DLC, un cron.
Il Chrome io ce l'ho. Sì, non ce l'avete tutti, perché sennò non me lo vorrei prendere. Oppure vi fa scegliere un altro semirimorchio. Però tu ce l'hai, vedi? Vi aspetto fuori, sulla strada. Le prime volte, quante volte. Ok. No, devo risolvere. Sì, viaggia, sì, viaggia. Che ho preso il lavoro, prendo il carico e partiamo. Yes. Cioccolato! Io comunque appena chiudo la live e chiudo il tutto, devo provare a rimuovere la mod dalla cartella, questa qua del Fiat, tutte e tre. Le sposto sul desktop un attimo. Rientro nel gioco e provo a fare queste cose qui, perché devo capire un attimo. Se ti cresce per questa mod, tra l'altro. Sì, perché altrimenti devo rifare tutta la cartella dei documenti. Cioè, gliela faccio ricreare con i salvataggi in cloud. E mi rifaccio tutti i settaggi dei, sai, dei tasti, il volante, ma là non ci metto niente a farlo. Sì, dai. Con un po' di non pazienza che ho, lo faccio. Fai tutto. Ci sono. Preso già il carico? Bello. Sì, sì. Andiamo, vai. Vai, Nico. Andiamo, amici. Comunque andiamo da un'altra parte, amico. A te? Mi dai da qua la mappa, no? Aspetta un secondo, vediamo se c'è la mappa giù. Cioè, non vorrei che fosse quello là che... Avevamo le secondarie qua noi. Boh. A voi quanto chilometri vi dà, raga? 930. Allora io ho le secondarie. Aspetta. Vabbè, aspetta, segui noi, tanto. Ok, se vuoi, andate voi avanti, Io vengo, sto arrivando dall'altra parte. Oh, i carabinieri. Oh. Attenzione, accelerate, scappate. Fuggiamo, eccovi amici, il convoglio. Namo? Damose. E dite sì. A posto, togliamo sto specchio qua che mi copre mezzo mondo. E vai piano, Nico. Venezia. Gran pasticcio, tutto bene? È finita Venezia. Sì, sì, è rosso. Ah, ok, tu rispetti i semafori, ok. Allora se vuoi. Allora rispettiamo i semafori, Nico. Va bene. Rispettiamo il codice della strada. Allora, il prossimo viaggio sarà in simulazione affaticamento acceso. Rispettare i semafori, tutto per bene. Quindi Ciccio non può giocare. Ciccio non gioca. No, io l'unica cosa che toglierei è solo la simulazione della stanchezza. Quello lo toglierei, sinceramente. Però le multe dobbiamo accenderle. Però le multe, i semafori e tutto il resto, sì. Dobbiamo accenderle perché altrimenti è troppo bello così, che è veramente. Sì, sembra sì. GTA, sembra. Vabbè, ma io da quando sono diventato abusivo ho tolto tutte queste robe, io ce l'avevo una volta. A parte l'affaticamento. Ma da quando sei diventato abusivo, mo che vuoi dire che è colpa mia? Poi a un certo punto, un certo Vito, non se lo conosce. Allora, è colpa mia, ecco, lo sapevo io. Mi ha detto, entra anche tu nel mondo fantastico degli abusivi, puoi fare quello che vuoi. Ok, entriamo nel mondo degli abusivi. Allora, prima cosa, togli le multe, va bene? Semafori, siamo daltonici. I semafori non si usano. Facciamo simulativo sto viaggio, raga. Però è bello sto camion guidarlo, eh? È piacevole. Sì, sì, ti dà soddisfazione. Che poi è basso, che non si spiega se... È bassissimo, eh. E si viaggia su Euro Truck Simulator. No, domani mi cancello tutto, quelle mod pure interne che montai, tutti quei tablet là, quella roba, via. La prima volta, la seconda volta. È perché secondo me sono anche quelli che
Vabbè, sì, quelli danno noia. Quelli poi ancora peggio perché la mod proprio non la vedi, cioè la mette nel gioco praticamente. Vabbè, è stato bello, va, però le cancello, mi dispiace. Le togliamo, le togliamo. Mi dispiace per loro, ma non hanno superato il test. 104 sono. E vai piano. Noi siamo educati, noi siamo, Comunque parliamo ma dietro non non vi siamo. vedo, eh. Dove state? Io sto seguendo il pezzo di gran pasticcio e siamo intorno ai 90 km orari. Oh, rallento un po'. Ehi, la peppa. Mi perde potenza, non capisco che succede. Salita? Ecco la Barbara! Ciao Barbie! No, non lo tampono per ora. Ma sta anche in live da te a dare fastidio, mia moglie? La vichinga! Sì, è arrivata Barbie, ha scritto in chattina. E dici sì! Noi si viaggia, ragazzi, si viaggia verso Che nuovi mondi, aprite? nuove strade, nuovi paesi. Perché comunque l'Europa è bella e io sono abusiva e sono ovunque. Lei è un'abusiva che, capito, c'è, lei c'è sempre, lei c'è. Ovvio. Comunque sulla destra potete ammirare una mappa nuova di Farming Simulator 22. La Ma grafica di questa qua è la Land of Venezia. Veneto. E se Veneta sta mappa? no, comunque dobbiamo fare una mappa nostra personale sul 22, dai. Appena ci torna la voglia di giocarci. Perché io per ora non ne ho proprio voglia di giocare Ma sì, col PC nuovo vedi che ti viene la voglia di a... Ma giocare. non lo so. No, col PC nuovo mi viene voglia di giocare tipo Cyberpunk, che lo voglio giocare. Nuovi esperimenti. The Bus. È giusto, se non ci fossi vi mancherebbe, dice. E voglio giocare In un anche Forza perfetto Horizon, italiano. Un perfetto italiano correggiuto. Ecco. e Red Dead Redemption. Lo voglio giocare come si deve, bello tutto sparato al massimo. Full. Io poi adoro i giochi horror in prima persona, eh. Quelli dove io ho paura, praticamente. Io invece li adoro. Però mi spavento anch'io, lo sai? No, Vabbè, ci sì. traumatizziamo a vicenda. No, mi spavento davvero. Dice che poi la Barbie poi viene voglia di giocare. Giochiamo insieme e ti faccio coraggio, dice Barbie. Ma Ok, li abbiamo fatti di live con quei giochi, quando avevo... Cioè, quando stavo giù, eh. ok. Le prime volte, terze Le sette volte. volte, la terza volta, sì. Sorpassiamo come animali. Olè. E si vola, ragazzi, si vola. Su queste strade fi qua quanter sol. Ma sono troppo belle queste strade. Ma in Italia ancora qua siamo. No. Italia? O siamo usciti dall'Italia già? No, siamo in Italia. Sì, hai ragione. Stiamo vicino all'Islanda, O in Austria. Sì. Verso la Svezia. Giusto. Sì, più o meno. Dove Sì. fanno l'Emmental? Dov'è? In che cosa la fanno In Brasile. l'Emmental? No, tra Cagliari e Tra Cagliari, Porto com'è tra Rico. Cagliari? In mezzo alla Tra strada Porto lo fanno. Rico. No, sì, tra Cagliari e Porto Rico lo fanno. Sull'autostrada lo Allora, fanno. l'autostrada, sì, la famosa Cagliari-Porto Capisco. Rico. In alcuni erano Infatti c'è strade l'autostrada lunghe. del sole e l'autostrada dell'Emmental. Esatto. Capisco.
Stavo guardando la chat e ho tamponato. Tutto a posto, Allora. Tutto bene. Mai stati meglio, sì, guarda. Sì. No, perché vedevo che aveva un po' di... come si diceva? Aveva un po' di difficoltà, capito, nel fare questo pezzo. Ho detto, vai tranquillo, gli ho dato coraggio. vai con serenità, vai con serenità. Serenità la conosci tu, è una tua amica. Scusate, raga, ma perché... Allora, noi e Gran Pasticcio ci siamo persi, forse, però, raga. Ah, io rallento un po', va. No, no, è giusto, è giusto. È giusto. Indietro. E poi loro sono a sinistra, sono andati loro qua, A me segna di andare giusti di qua. Okay. Mi sa che abbiamo un piccolo problema tecnico, raga. Io ho rallentato un po', eh. Allora, quell'incrocio si andava a destra o a sinistra? Voi siete andati a destra o a sinistra? Sinistra. Vedi, noi siamo andati a destra. Una bottiglia ci stava, eh. Dice, sperma di cosa? Barbara. Il coso là. Ci disereda. Ma che sta dicendo? No, capite. Non è dettaglio. Una botterella sì, ci stava. Una botterella ci stava perché, cara Barbara, devi sapere che io sono la persona che incita, o meglio, incoraggia i miei colleghi nel fare viaggi tranquilli e beati. Io do la spinta, ecco, sono quello che dà la spinta a tutti quanti per andare avanti e togli. Che non ho capito che devo fare, boh. Niente, vai tranquillo, Vic, che noi arriveremo. Non so quando, ma arriveremo. Allora. E cammina questa macchinina rossa, tu. Ma non credo che arrivereste. No, noi arriviamo più tardi, probabilmente. Sì, quando finiamo il viaggio. Sì, quando è finito il viaggio. Manca 755 km. Nico si è fermato qui. Vi aspettiamo, non lo so. No, vai Vito, vai, perché noi stiamo andando da parte opposta, siamo andati. Bene. Ok, Nico, allora no. Andiamo avanti per... Si vede che... Guarda quante macchine che adesso arrivano. Si vede che magari ha un'altra tipologia di navigazione. No, non si ferma nessuno. Si sono fermati, no? Vai, ti copro io le spalle, vai. Non vi permettete passare. Il trucco dei camionisti è quello. Quello di dietro va prima a sinistra e poi quello davanti. Così blocca il traffico. Sono obbligati a farlo. Sì, quando fai un sorpasso, sì. Ti piace fare la fila, Nico? Come? Sì. Ah, ok. Ma non c'è, sì. Io non lo so. Tranquillo, si fece 30 anni, giusto? Però almeno era uno che si è già fatto i suoi. Te la racconta. E togliti. La Barbie ha scritto di stare fermi. Perché stare fermi? Quello la polizia, cioè. Lascia perdere quello che scrive la Barbie, sì, fidati. E non ci sono pezzi strani. Ok. Macchinina rossa, dove vai? Io ci sgrazzetti dal traffico, cioè. È scritto Vito! Sì. Vito, corri piano, l'ha scritto. Ah, però questa strada in compenso non l'ho mai fatta, quindi va bene. Attenzione ragazzi, lui sulla fascia, si infila! Uè ragazzi, ma che discesa? Noi siamo in discesa prima. E dietro finisce dopo. Ciccio, la discesa è lì. Sta per cadere. Allora. Noi siamo tranquilli, vedi, abbiamo una modalità di guida serena, pacifica. Ammiriamo i panorami austriaci, credo. Sulla destra. Che bello sto pezzo, vedi, con tutto sto green, tutta sta zona. Non so dove stai. E tiki 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 tac, che ma non ci rompe. Ma mo dobbiamo fare che magari dobbiamo impostare il navigatore tutti allo stesso modo.
Esatto, esatto, esatto. Che se no vedi. Che faccio? Mentre c'è Gran Pasticcio che fa i sorpassi come si fanno di norma, uh-huh. Io mi diverto a sorpassare la persona che sta sorpassando Gran Pasticcio sul lato destro. Bene. Per la corsa d'emergenza. Così, capito, quello lo schiacciamo in due in caso, capito? Se, se sbaglia... muore. Se, chi perde muore, insomma. Chi sbaglia si è perso. Mi dispiace per voi, ma non potete sgarrare con noi, eh. Che siamo pur sempre gli abusivi, dai. Comunque, poi... mo dovremmo comunque incontrarci tutti alla stessa azienda, no? Sì. Ci dobbiamo fare una foto con le skin degli abusivi tutti e quattro. Yes. Per esempio, il mio navigatore qua mi dice esci a destra e vai a sinistra. No? Anche a me. Ok. Ma più o meno, Gran Pasticcio, quanto ci metti a fare una skin su un camion, diciamo a livello di tempo? Penso che dipende. Un po' di ore ci vuole, un bel po' di olio. Sì, dipende un attimo da cosa si vuole fare. Se ti va bene tutta bianca, sono 5 minuti. grazie. No, no, io dicevo riportare come hai fatto questa, riportarla sul Volvo. È bella, eh. Sì, è bella. Sì. Devo vedere. Uh-huh. Ma adesso ho visto che posso farlo, per cui so come si fa. Sarebbe da mettere anche sul mio camion, Gran Pasticcio. E scrivere le 23 di qui il pazzo. No. Se c'ha voglia, c'ha tempo, te lo fa, sì. Ah, guarda, non guarda che c'è gente che si fa pagare per sta roba. Ottima idea. No, adesso... perché... Da Nico io mi farei pagare, perché vedi già il fatto che ha scritto 20... Cos'è che deve scrivere sulla skin? Boh, l'ho detto a caso. Ah, ok. Nico il pazzo. Nico il pazzo. Ecco. Sì. Nico Fast 23, perché va sempre veloce. No, dopo Fast and Furious, Fast e Nico. Fast e Nico 23. 23. Corre sempre. Non lo vedo dove sta. No, oh, ma questo come fa? No, perché ho questi cocomeri qua. No, no, di benzina stavo controllando, ne ho. Vadi, in questo momento sono fatto io, ancora vado, dai. Vadici. C'era 20. A noi, a me dice che mancano 1150 km ancora comunque. Ma avete preso proprio la strada lunga, 8,54 a me. 8,52. Allora 8,52 sono, 8,52 perché io ho le strade secondarie comunque. No, invece a me lui avrà il percorso più... 24, sì. Forse tu hai il percorso più veloce, forse tu. Il più meglio. Dove si corre di più. Boh, non lo so. Il più migliore. Oh, un pulmo si è spostato perché sto arrivando io. Sì, già traumatizzati gli autisti. Apposta. Esatto. Gli autisti sono già con la skin degli abusivi, ragazzi. Si spostano tutti. Hanno paura. Che fai, G? Sì, no, posso... E togliti. Allora. Dopo questa brutta curva... Guarda una famiglia di ICI! Merci! Avevo le orecchie una volta, mi ricordo, erano belle. Sentiva bene. Come si chiamava quel cane pure che corrono sulla strada? Ringhio! No, Ringhio è quello che ammazzano loro perché lo lasciano legato al covano. Quando fanno lo sketch, guarda una famiglia di ICI! Poi guardano pure il cane. Era il dalmata. Era un dalmata, era piccolino. L'ho visto crescere, tanto che mi sono affezionato. Sì. Mai affezionato agli animali. Stasera siamo in radio, cara Barbie, certo. Stasera. Ah, è vero, stasera radio, come radio. Stasera, ragazzi, in diretta facciamo, come si dice, il veglione del mio compleanno. Perché poi a mezzanotte è il mio compleanno. Uh-huh. Quindi in diretta live faremo praticamente. Ma come mossa dietro di me, Nico? Perché sei dietro di me? Tutto sei strano. No, vabbè, raga.
No, raga, io morto. Sì, in Armenia. Perché sei andato in officina? Che hai fatto? No, sono a 110. Ah. Facciamo comunque una puntata speciale, parleremo dei compleanni più divertenti, parliamo proprio di queste cose qua. Piano. Sì, sì. Perché mai c'è gente che non vuole festeggiare il compleanno, c'è chi gli piace, a me piace quando c'è compleanno. Prova a nascere il 2 novembre, vedi se ti piace tanto festeggiarlo. Beh, è bellissimo, è spacca il 2 novembre. Un morto olio, andrei a festeggiare con un animale. No, vabbè, io morto. Il 2 novembre, è un morto olio. Come si dice? No, vabbè, io morto. Il tuo compleanno, fatti sta torta. Oppure chiedi a Taffo di farti la torta. Eh sì. Allora, ma tu sei il 2 novembre sei nato? Sì. Infatti alle altre la musichetta è tanti auguri a te, a me, ta-na-na-na-na, boom, ta-na-na-na-na, boom. Na-na-na-na-na, la bacio funebre. Sì, sì, sì. Pa-pam, 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 la-la-la-la-la, proprio così. Sì, sì, sì. È un giorno memorabile. No, beh, Barbie, non sei buona per te comunque. Comunque vi siete trovati tutti e due comunque. Poi la Barbie è simpatica. Sì, sì. Vi siete ritrovati. E c'è la ragamini, mamma mix lento. Oh, ma che discesa. Ma la Barbie è simpatica grazie a me, non è che di suo simpatica. Ma perché state facendo il giro così lungo? Perché noi siamo... a noi piace guardare comunque i paesaggi anche, capito? Non hanno il dono del riassunto, insomma. Non siamo skillati sul riassunto, noi siamo... in memoria del suo 50° anniversario di nascita. Come il 50°? Ok, ne ha 23 ne ancora. E togliti con quella macchina bianca, tu che ti ho visto lo specchietto abusivo. Allora, se Rai è dell'86, domani quanti anni sono? Non riesco a fare il calcolo. 96. Vuoi meno a me? 96. 36. 86 più 10. Ma non mi ricordavo neanche i tuoi, Dian. minchia, 37 anni, Rai. E non sentirli. Nel senso che non sento più perché... Perché per l'udito, dici, ormai è andato. L'udito è andato, raga. L'udito ormai non c'è. Non c'è l'udito, non c'è l'ubraccio. Lugamba, lo pedo. Lumignolo. Però non ti sei mai sposato tu, No, no, no. Quindi. Ecco perché. Non sono inciampato. Sei ancora bello attivo. Sono tranquillo, libero e felice. Io sono lo scapolo d'oro. E togli di questa macchina e togli. No, perché non c'ha gli impegni, sai. Ah, capire gli impegni che c'è tu. I capelli grigi. Ah, io ne ho gli impegni. A lavoro. Ma quanto stai andando, Vito? Eh? A quanto stai andando? 92. Io sono quasi 110. Ma è troppo alto l'audio. Eh? È alto l'audio di tutti. Ok. Gran Pasticcio non sta parlando tanto. Però l'audio su dovrebbe essere, secondo me, è quello più giusto di tutti. Perché sì, silenzioso. Prova. No, come volume, noi è altissimo. Praticamente sfondiamo tutto noi col volume. Ma io ce l'ho pure altissimo, raga. Arco, ho sbagliato. Io dicevo, ma... Perché non va a destra? Perché non va... Però ho detto io, poi mi sono detto, vabbè, però io le serie secondarie... Sarà giusto quello che fa lui, quindi ti ho seguito. Mi fate parlare, mi confondo. Allora, non chiamate Gran Pasticcio prima degli incroci, raga. Scusa, Nico, io devo fermarmi a fare benzina, eh. Vabbè, noi passiamo un attimo dalla Russia e poi scendiamo, raga. Che ci vuole? Un attimo, dai. Ah, la scorciatoia. Sì, noi siamo qua. Vediamo questo. Però guarda che bei panorami che ci sono qua. C'ho queste montagne belle, capite? Le linee elettriche, gli alberi. Capito? Tutto bello. Oggi sei diventato romantico tu, eh? Oggi sono romantico, oggi sono in modalità romantic.
Sei Raimantico. Sono Raimantico, sì, sì. Gran pasticcio, parla. Vediamo se mi fa abbassare i volumi o della live. Sì. Barbie, tu fai danni. Allora, non sei normale che fai danni comunque. Se no, parla, live, no, parla. Ha crashato. Vabbè, si sapeva che crashava. È in Discord che sono alti i volumi. Sì, sono il Discord che ti arriva alto. La tua voce oggi mi arriva particolarmente alta. Però è vero pure che io l'avevo alzata perché sai che avevo un attimo problemi nel sentivo. E mi sono dimenticato di abbassarla. No, ma su Discord non supero la barra neanche gialla. Però boh. Sì, no, su OBS superi quella rossa, arriva quella viola. Cioè, quella viola è andata per te. Davvero? Ma sul tuo OBS? Sì, sì, sì. No, no, sul mio no. Allora, hai alto troppo il volume dell'ausiliario, eh? È il discorso di Discord che è troppo alto. Ma al primo pit stop qui... Ma te li devi abbassare tu quei volumi. Me l'abbasso io, non c'è problema. Prima il tasto... E toglietemi. No, ho sbagliato che è stata, Dio santissimo. Raga, facciamo una cosa pericolosissima. È buio, andiamo alla cieca. Non è vero, si vede, non si vede, si vede, non si vede, si vede. Ok, sono un cretino. Allora, alla vigilia del tuo compleanno. Barbara, se stai guardando la live, capisci la stronzata che sto facendo. Vabbè, io mo Barbara la cieca, apro Spotify un si attimo. Vede. Che almeno un po' di musica, anche no copyright, ma devo metterla perché stare proprio muti. Ma non penso che siamo così muti noi in live, cioè stiamo parlando. Sì, ma la musichetta di sottofondo, sai? Ma te la faccio io la musichetta, dimmi che musichetta hai fatto, dimmi. Fai il cappuccetto rosso. Che non esiste. Questa è cappuccetto rosso. Vieni qua. E se viene il lupo ti mangerà. Come se canti esiste, così il lupo esiste. Viene prima di incominciare. Lascia stare. Ho aperto Spotify, lascia stare. Togliete lo Spotify che non serve. E se canta il ma lupo, in live non lo senti tu. Il cappuccetto. No, non lo sento Spotify. La smettila. Ah, ok, mi scusi se non mi scusassimo. Italiani abusivi. La smettilo, io la smettilo, non si preoccupi. Oh, però quando non hai le mod carica subito, eh. Con l'SSD poi, tac. Sì. Easy. Ah, ragazzi, se volete comprare Euro Truck Simulator, datemi a me i soldi, 150 euro. No, scherzo, ragazzi. Comunque, se volete acquistare i giochi scontati, andate su Instant Gaming, raga. No, è un sito meraviglioso. Andate dove cacchio vi pare, compratelo per i fatti vostri, come abbiamo fatto noi, e basta. E giocate con noi. E fate che cazzo vi pare alla fine. E seguiteci, grazie. E non devo stare qua a dire dove dovete andare a comprare il gioco e tutte queste cose tic tic. Non ci rompete i coglioni con tutti questi dettagli. Comunque abbiamo un obiettivo, raga. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo, Siamo a 13 di 20 iscritti. Su fights. Su cosa? Su rewards. Su rewards. 13 ne hai. Tu quanto hai iscritti? Tu hai 150 nei minimo tu. No. Sì, ah, ne hai neanche 80 mi sa. No, non sono uno streamer. Non sei uno streamer professional, no, ancora okay. Ancora per poco, perché tra poco. Vedrai come diventi professional. Anzi, raga, se conoscete qualche streamer bravo, ditegli che sei bravo, sì, ma non come noi, dai. Noi siamo professionisti, dai. E siamo anche umili. No, guarda statista, ma non capisci che passo io, quindi alla fine devi fermarti. Oh, e che cos'è sto schifo che si vuole infilare per forza? Noi non lo so. Solo che mo mi sono perso il gran pasticcio. Allora, no, sta andando a destra. Ok. Destra. Ma è giusta stavolta la destra? Sì, sì. Ok. Mi affido. Aspetta, la destra sarà era sua... quella. Quella come quella là che si usa per. Che ci facciamo noi mangiare con la destra? Niente.
Io niente. Cambio le marce, quella con cui cambio le marce. Non cambio a destra, però penso che con la sinistra vai a cambio le marce. Eh no, vabbè. Mancino sì, ma fino a un certo punto. No, io lascio un attimo i pedali, quello del freno. No. E col piede poi vado a cambiare le marce, perché comunque mi trovo meglio col piede. Io quando avevo la Vespa, lanciai la sfida ai miei amici che dissi: vuoi vedere che io parto con la Vespa col piede? Che loro non ci credevano. E io partivo con la Vespa col piede. Cioè, non con la mano sinistra, sai, col piede. È giusto. E ci riuscivo, sì. Cioè, tu la sai come facevi? Spiegami sta cosa, perché vabbè, a parte che avevo la frizione elaborata, avevo quella da competizione alla Vespa, no? Quindi la frizione, perché... la frizione staccava pochissimo. La frizione, certo. Appena poi essendo elaborata, non si spegne, ti dà una botta tremenda che ti spezza la schiena, ma non si spegne. Sì, ho capito come. È un po' come i diesel praticamente. Sì, però un minimo la schiacciavo. Ma non si spegneva. Solo devi stare attento, perché se sbagliavi ti buttava per aria. Vabbè, sì, è risalto. Avevo il 181 la Vespa. Su una Vespa da 30 kg. Su una Formula 1, non era una Vespa. 181, campana 90, il 28 di carburatore. Il carburatore che montava nei motobus dei vigili. Puoi fermarti. Mamma mia, storiaccia. Mi devo fermare. Dove sono? Sì, se vuoi, perché stavo riparando un attimo il camion. Ma stai dietro di me? Vabbè. E come mai? Sedere. Mi fermo, ma non so dove stai, mo tu. Ah, ma stai vicino, non stai proprio lontano. Dai, ti aspetto un attimo, dai. Sì. Praticamente Nico, quando fai i viaggi, la sua strada è quella che fa dall'officina all'uscita. Lui è lo specialista delle officine. Sì. Giusto, va a fare le recensioni poi. Questa qual è il tasto che usi di più? Non è la W, è l'F7. Ciccio, che discesa? Beh, ragazzi, che discesa? Domanda, come cambio lo zoom della mappa? Con la M e il tab. La M mette la mappa e il tab la zoom. Beh, sì, dopo cambio. Vedete come, quando vado veloce. Sì, perché migliora la situazione, se cambia il cambio. Non va più in officina. No, forse però dice F5, forse. La... se tu premi ripetutamente F5 mentre cammini ti cambia. Sì, l'F5 per lo zoom. Quello del camion te lo devi settare tu, per farlo nel navigatore del camion. Io il tasto me lo so settato io. C'ho l'ins. Sì, devi settare. Ah, ok. Però non mi ricordo la voce qual è, sinceramente. Guardate come si piega bene questo camion, però. È una gran Formula 1. C'è una gran MotoGP sto camion. E togliti questa macchina. Ops. Che bello questo ponte. È altissimo questo ponte. Wow. Mi sono fatto la fiancata. Però è bellissimo questo ponte. Siamo a Graz. Quasi. Siamo a Bra, dai, in provincia di Cuneo. Bra in provincia di Cuneo, raga. Sì, nei tratti di Pistoia. Questa è vera. Sapete, aspettarli. Vai Nico, che la prossima officina ti aspetta. Per tutti i piemontesi all'ascolto, Barbara che è piemontese, no? Perché lei è nata. Lei è nata ad Asti, no? Tutti sappiamo che Barbara è nata ad Asti, no? Ecco. Bra è nella provincia di Cuneo. O no? Sì, ci siamo andati, no? Ci siamo passati davanti a Bra. E poi siete passati in centro. Perché avete. Bra che brutto sto posto. Via, arrivederci. No, è carina Bra. Hanno c'è la salsiccia di Bra che è famosa, l'hai provata la salsiccia di Bra? A me sei a dire. A te sì, tu no. Sei un po' quello. No, ma che mangi qua del. No, aspetta, fidati che è buona la salsiccia di Bra. Ma ci devo andare di nuovo a Bra. Ma noi ci siamo passati davanti perché andammo a Milano, mi sa.
Può essere, però la cioè a Milano andammo a presso. Ti assicuro che è buonissima, è salsiccia cruda, si mangia cruda quella salsiccia. Mm-hmm. Però non è quella dura, capito, quella la classica. È proprio la salsiccia classica, quella là che tu cucini, no? Hai visto? Ma tu la quella salsiccia di Cavallo del Sud l'hai mai mangiata? Sì. Ah, beh. A noi non manca quella roba lì, del sud. Cioè, di mangiare bene quella roba lì non abbiamo problemi. Anzi, a me manca. Mi mancano le bracciole di ragù. Perché qua il cavallo non lo trovi, No, qua il cane di cavallo non si trova. No, ma non trovi proprio i cavalli, cioè, ecco perché non. Se li sono già mangiati. Se li sono già mangiati ormai. Oppure dal sud vengono a ciularli. Che non trovo manco i cavalli, manco a dire. Ehi, ma guarda, un cavallo, non è un cavallo. Sono scappati giù, capito? Invece li stiamo mangiando noi. Poi i prossimi eredi tornano su magari per cercare la Ah, perché pare che no, vai là che la trovi, vai là che la... non è vero, non l'ho trovata nessuna parte. Se vuoi faccio un manetto, quando vieni me lo dici, andiamo un attimo. Vediamo i cavalli, dai. Va bene. L'ho visto il cavallo io un secondino. Te lo riportiamo, non so come e quando, però lo portiamo. Andiamo al maneggio e maneggiamo. E maneggiamo un attimo con la carne di cavallo, mamma mia, sono bruttissime per Nico, continua a fare quelle curve così e la prossima officina ti aspetta, qui con Monte al casa. Tipo, fai questa curvetta, l'officina ti aspetta, vai. E dite, sì, e togli di queste macchine. No, l'acceleratore, Nico, non lo molla proprio. Il freno, secondo me c'ha la gomma del freno, sai del pedale, la gomma, tutta nuova, si sente ancora la puzza della gomma. Sì, sì, c'è ancora la. Non l'ha mai schiacciato. Tipo che c'è la pellicola ancora, capito qua? No, aspettato. Ci fermiamo a far benzina alla prossima. Sì, 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 che poi io sto finendo la benda. Sì, guarda, niente, io officina? Non devo spicchiato perché si vede una macchina che si avvicina e mi viene a dire di io. No, ho sentito quel verso, dico officina o no? No, no. Ah, ok. Mancava poco. Fra poco, aspetta, dagli tempo, no? Quell'officina la conosceva già. Se non altro che non conosce più avanti la devo visitare, quindi. 5 vai. Usciamo qui. Bus, yes. Comunque, ridendo e sterminando qua, 284 km siamo arrivati, da. Ma 157. Ma quanto era il viaggio? Quanto era in tutto complessivamente? 9. Sì, un po' di officina. No, officina numero 1. No, però non si può, non si può. Come te non c'è nessuno. E abbiamo messo un gasolio. Ho dovuto spostare un autobus. Aspetta, io mi metto qua davanti intanto. Allora, mi sono trovato in sorpasso, no? C'era una macchina che veniva di fronte e il mio un autobus sulla destra. Ho dovuto per forza spostare l'autobus, ovvio. Vabbè, per forza, se non si sposta sia l'autobus. E toglietevi dalla strada quell'autobus. Qua ce n'è uno che dorme tranquillo, vedi? Così devi stare a vista. Devi stare così. Guardate sulla destra. Il mitico, guardate come arriva, tac! Che stile ragazzi, che stile questo camion! Gran pasticcio! Poi hanno fatto un incidente! Sono stato io! No, ma era sulla sinistra! Come hai fatto? No! Cadaverini! No, ma che sono stato io su sala! Minchia, affido sulla sinistra, vai a dar fastidio! Bastiamo il finestrino che fa un po' caldo. E se fa male,
Oh, che sì, è questo casino qua? Abbasso il finestrino. Ah, ecco perché stanno fermi, perché è rosso. Devi accelerare col rosso. Allora. No, devo andare meccanico. Ecco. No. Strano. E cammina. Wow, una Tesla Model J. No, di nuovo rosso. E togliti. Io ci scherzo le macchine, gne. Officina, arrivo! Officina, e dov'è qua l'officina? È in città? Davanti. L'officina va in città. Io non, dalla mappa non la vedo. Oh, c'è salita che ci mette alla prova, eh? Sì, uscire a destra o il dammi al 100%, cosa ritorno a fare? E vado in officina. Vabbè, ti seguo, da. Single magic, bello. All'officina faccio una breve sosta di qualche secondo io, eh. Fai il pit stop, vai tranquillo, tanto noi qua siamo ancora... Oh, attacco! Tenersi a destra, e poi uscire a destra. Così mi ha detto. Ah, poi Gran Pasticcio non ti ho chiesto, ma cosa era successo per via del sound? Cioè, che avevi toccato tu qualcosina o... Te lo spiego dopo che ho il push to talk che ho appena scoperto che è collegato allo scalar marcia, perché ogni volta che parlo perde velocità. E perché l'hai messo? Perché sto di racconto il push to talk, quando non avevo mai giocato Euro Truck Simulator con Discord. Ah, ecco perché voce. Prima mentre parlavi all'inizio hai detto non so perché ma mi perde potenza e avevi... Ogni volta che fa questo talk mi scala giù una marcia. Ma perché è simulativo il suo Fiat, capi? Hai i problemi delle Fiat, capi? Le elettroniche e la Fiat non vanno d'accordo. E togliti queste macchine. Ok, dai. Questa mi è nuova del push to talk. È bellissimo. È bellissima questa cosa. Dai, io lo spengo un attimo, faccio una breve sosta di qualche secondo e arrivo, Io mi faccio salire in folle così risparmio. Consumo come animale sto carro. Belle sedie secondarie che ti fanno uscire, ti fanno fare una rotonda e poi ti fanno tornare. Perché? Dai. E palle. È lui sulla fascia. In esterno. Su questa medica. Dopo questa brutta curva. Ho sgommato un po', si è sentito. Allora. Ci fu una piccola botta di lag. Non so a voi. Voltare a sinistra, ho sentito un navigatore che deve andare a sinistra, Ce l'ho io. E va a sinistra, ti raccomando. Oh là! Paolo Cam. A posto siamo. Qua usciamo a destra. Yes. E quindi tu giustamente quando devi scalare parli.
Bellissimo. I colori del tramonto prendono il sopravvento, ragazzi, su questo meraviglioso panorama tedesco, penso. Non so dove siamo, non so dove andavamo. In Polonia andavamo, non ricordo più. E togliti questo camion. Oh, se andate dritti, tutti dritti, sì. siamo noi parcheggiati. Se vedete per la mappa, tutti dritti. Se vi volete fermare, magari. Ah, se vi vediamo nella mappa vi aspettiamo sicuramente, certo. Che bello, 13 cristalli a questo, mica l'ho visto. Sta iniziando a piovere. Ok, ci sono, eh. Ma noi qua ci... allora, spendiamo. No, perché piove, mo dai, che palle. Usciamo a destra. Ok. Aspetta che forse ci fermano. Cioè, sono qua avanti. Se li vedete la mappa, sono avanti. Sì, sì, sì. Dai, sono arrivando. La mappa che è la strada che abbiamo appena fatto. Okay. Adesso passo all'officina, per favore. Vi prego. Dai, speriamo che mo ci becchiamo e non ci perdiamo più. Cheat. Ah, amici. Dove siete, amici? Mo ci troviamo. I nostri amici dall'Australia sono qui. Dopo 27 anni. Oh. Facciamo così quando ci vediamo. Yahoo! Togliete sta pioggia. E come non è che ho frenato? Sto facendo il cretino andare a destra e a sinistra. Non metto il tampone di nuovo. Allora. Jingle bell. Ma qui siamo in Australia, quindi, no? Vicino alla Polonia. Ovvio. Ah, ok. Sai che dobbiamo fare io e te, Vito? Visto che siamo così ferrati in geografia. Sulla mappa italiana dobbiamo andare senza navigatore. Sì, quello lo dobbiamo fare. È da tempo che voglio provare a farlo. Dobbiamo no, la pioggia. La pioggia è bella, vedi che bella la pioggia, rinfresca, pulisce l'aria. No, io con la console l'ho tolta. Non la voglio. Lorraine. E ricomincia a piovere, come ti permetti? Proprio. Mi vuole obbligare a... Non mi obbligare. Non mi obbligare. Ma che bello qui. Ma Nico, non dovevamo aspettare loro? Sono qua avanti. Ah. Vi vedo sulla minimappa, vedo i nomi. Siete là, amici. Ho accelerato i posti perché li ho visti. Andiamo. No, usciamo a destra alla prossima. Io ho beccato. Aspetta, non ho capito, è un pasticcio. Usciamo a destra alla prossima. Adesso siamo. Ah, okay. Ok. Aspettate. Noi non a questo incrocio, al prossimo incrocio dobbiamo uscire a destra. Cioè no, a sinistra, perché questa non è che a sinistra dobbiamo andare. Ah, vi aspettiamo là all'incrocio al massimo. Ma chi sta facendo l'host? Sì, non a questo, alla prossima. Io lo sto facendo l'host. Perché non sono crashato per niente stasera. Hai visto che host potente che ti faccio? Non lo so, tu. E si che vabbè, è stabile la connessione, capito? Uh-huh. Quindi anche per quello sicuramente ti viene bene la connessione. Anche se qualche botta di lag l'ha fatta comunque. Uh-huh. A me no.
Ma salta patata, quanto ci vuole? Mamma, sta macchina rossa che si è intromessa, guarda, con la Golf, lui, guarda, va. Ma te lo dico io, aspetta un secondo. Allora, lei con la Golf, mi scusi, fammi mettere la sesta che... No, ti recupero, devo recuperare. No, oh, anche se con la console lo spengo, se il server dice che deve piovere, ritorna a piovere. Ma perché sei potente, è potente questo server, che neanche è leggero. Facciamo uno sciopero. Siamo vicino a Bra, eh. Voi siete qua davanti, siete, eh. Fermati, Vito! Perché mi devo fermare? Perché sono gli altri dietro di noi. E muovetevi! Esatto, mi muovetevi! Ma state a fare il traffico, state a fare. No, io non ne faccio mai traffico. La gran buca di paia! Dove giusto i freni a sto camion? Vai! Vadi! Stanno qui, eh? Siamo qui. Ma perché c'è sto... Ma che state facendo davanti? Che abusivismo che c'è in questa strada. Creiamo il panico. Panic road, fate voi. Questa ragazzi è la panic road. Attention please. Lascio la frecciazzina. Vai che ti blocco la strada. Vai. Ma dove sono? Qua. Siamo appena entrati sulla strada dove eravate voi prima. Ah, ok, ci siamo quasi. Che palle sta pioggia però. Perché? Toglietela. Tenti a sinistra. Yes. Ah, il chiaro di luna, la pioggia che scende, le macchine che sbattono, guarderei, e toglietevi. Ma state dietro, io non vi vedo ancora. Sì, eccoci qua. Okay. Siamo qui. Ah, ecco, adesso vi vedo. Ti ho sparaflesciato. No, la Peppa. Secondo me, Bocelli bendato guiderebbe meglio di Nico. Ecco, salutiamo Andrea Bocelli. Grazie. Che ne fanno i finali? Io? Ecco, questo vedi. Come ho detto l'altro. Ma perché avete bisogno di luce? Basta no. Chiedere. Ah, mi pareva. Vadi, Nico, vadi. Sto guardando il telefono. Non si guarda il telefono quando si guarda. Perché non te lo ricordavi? Ti guarda come era fatto. Mo deve vedere i film porno. Dai, dopo lo fai se cose qua. No, non ci metto le musiche mentre sei in live. Le canzoni. Stai guardando un po'. Sacrilegio. Bdor, figlio di Khmer, della tribù di Star.
Lo devi star! Che poi ci bannano un video! Sentasi no Khmer! Podor, figlio di Khmer! Podor, figlio di Khmer! Dai, le basi! E vaffanculo! Se lo corregge per la ennesima volta. Guardate com'è bella la pioggia, ragazzi. Ah, macchine ferme così senza motivo. No, è Nico che le ha sbattute. Ciao! Guida così tranquillo, Nico. Perché l'abusivismo, ragazzi, l'abusivismo è questo. Comunque, consegnato il viaggio, immagino che tu vada a cena, no, Rai? Anche io. Che sono? Le 7 se ancora. Sette ancora no, dai. Non okay. 20 minuti fino a 8, meno 20 minuti. Eh sì, quando finiamo il viaggio. Sì, il tempo di finire il viaggio. Sì, poi sta qua anch'io. Perché, perché voglio vedere di sistemare quel fatto. Io mo, se non sistemo vabbè, quel problema lì non... No, vabbè, è giusto, è giusto. Ma perché se non lo fa, se non fai le live, ok, ci sta anche. Però se vai in live, sai, devi ogni tanto devi uscire sul desco per... Vabbè, e poi, a parte che non va bene tenere il gioco così, non va per niente bene. Quindi pulisco il tutto. Perché se non sbaglio, quelle cartelle, cioè quelle mod interne che sì. mettiamo con quell'altro, si chiama mod 2, giusto? O local mod, una cosa del genere. Local mod si chiama quello. Quindi una volta cancellata quella va via tutto, no? Sì, quella è una cosa fittizia, diciamo, non interagisci col gioco direttamente. Appunto, però è meglio toglierla, va. Sì, se la vuoi togliere, ma secondo me non è quella che ti ha problemi. E chi è? Secondo però secondo me questo. No, Fiat. Vabbè, no, secondo me fai bene tu comunque, fai così, togliti tutto per ora e fai una bella pulizia proprio di sia del defend di gioco e sia proprio disinstallalo proprio, sempre non bene. Elimina tutto, disinstalla tutto e poi guarda, io ti dico, mo io l'avevo reinstallato pulito sto gioco, no? Ok, perché sai, prima di giocare con te non l'avevo disinstallato, no? E io come mod ho solo quella là che mi hai passato tu, quella là... La pro mod. No, no, la pro mod, a parte la pro mod. Quelle là esterne, va, diciamo, quelle che si vedono pure in... Sì, sì, in multiplayer. Ok. Però quelle non mi hanno mai dato problemi. Infatti, ma neanche a me. Proprio quelle mai, anzi. La pro mod, la Rusnap, l'Africa... Non danno problemi. No, neanche no. Neanche quella roba della promod aggiuntiva. Quindi quelli non stanno dando problemi. Però mo che mi è crashato con sto camion. Però mi è crashato il camion quando ho aggiunto un articolo che non c'era l'immaginetta. Aspetta, l'anteprima. Sì, ma io non ho messo quelle, ma comunque mi crasha. Io quelle non le ho messe, ma comunque crash. La cosa bella, sapete qual è? Che lui si chiama gran pasticcio, però i gran pasticci li faccio io. Allora, ma che cos'è sto schifo? Ma perché avete inchiodato? Perché Nico ha fatto le capriole col camion. Sei un abusivo, Nico, sei un abusivo camionista. Ahia. Ma infatti mo Nico è sparito. Dove è andato Nico? Davanti. Ah, perché lui urta le altre macchine, come vedi? No, ma ho fatto io l'incidente, non Nico. Ah, ecco. Sì, perché un camion ha girato, infatti si è visto pure in live, un camion bello e buono ha girato all'improvviso, dalla corsia di sinistra è venuto sulla destra, ok. Non potevo frenare. No, comunque ho già chiamato l'avvocato, tutto a posto. A posto, l'assicurazione è tutto a posto, sì. No, no, non la faccio, scusa. Ecco perché ho chiamato l'avvocato. A posto. Tanto la registrazione è tutto, quindi che te frega. È tutto in live, è tutto registrato. Mamma mia.
Io che sono. Ma che figata il cielo qua. Sì. Wow. W. Quello. E cammina. No. Ciccio. Allora. Ciccio. Alle 7 del mattino se gioco così aggressivo a mezzogiorno, che fai? Le bombe a mano? Lancio le bombe a mano? Va va. E via, dai, che torna a casa. La tua mamma. Va, va, Sorporetti! Sorporetti! Brighella! Ah no! È tua mamma! Rallentate, rallentate, che c'è un ingorgo, eh! Sì, eh? Sì, io non sono stato! Io non sono stato, non mi hai traumatizzato! Attrezzatevi di Mr. Muscolo! No, non è stato lui perché c'è lavoro in corso. No, io al massimo tampono gran prestigio, E toglietevi. Che cammina. Chi è? Aden, ciao. Buonasera. Questo è il veicolo. Ciao Aden. Dai, prima o poi si può stare il veicolo. Ciao Aden. E rispondi. E saluta. E saluta. Mi sentite? Ah, adesso no. Sì. No, si è sminchiato un attimo il microfono. Ah, ok. Salve. Ok. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. State a fare qualche viaggio? Stiamo facendo un viaggio con la mod nuova del... Cioè, mod nuova. Con una mod che Gran Pasticcio ha modificato per noi. Sì, sto in live. Sia io che Rai. Volendo, se c'è posto. Ma siamo, ma certo. Siamo in chiusura adesso, porca miseria. E niente, io vedi, arrivo sempre tardi, io so così, arrivo sempre tardi. Ma sono due ore che stiamo giocando, eh. Ho capito, ok, tutto, però non... Vabbè, giustamente sei uno... In primis non me ne sono accorto, poi non potevo, quindi... No, perché vabbè, alcuni mi stavano a fare specifica e capodanno, lasciamo perdere. Guarda, quindi ero un po' incazzato proprio. Domani pomeriggio ci becchiamo sicuri. Se ci siete, io organizzo proprio un evento domani pomeriggio. Metto un orario. E ci becchiamo alle 2 di notte. No, il pomeriggio verso le 5, va bene a voi? Alle 5, alle 5. Se per le va 5. Va bene, dovete esserci stop. Che forse gioco a farming. Non lo so. Bene, se mi piglia voglia. Farming. Se mi piglia voglia, dipende. Se ti prende la voglia di giocare a farming, mi dici come hai fatto? Sì, così mi viene pure a me la voglia. Perché non c'ho, l'ho comprato il gioco e non ci ho giocato per niente quel gioco. No, ma allora, io considero, a me piace tanto farming, solo che mo non c'ho voglia. Infatti. Cioè, perché proprio a me è passato. Io, guarda, ho giocato così tanto sul 19 che al 22, ma... Non c'ho voglia. No, io invece c'ho solo il 20. Cioè, io ho iniziato col 22 e poi mi sono piato il 19. Però. Io sono arrivato. Dopo un po' che mi sono rotto le palle. Se mi stai terminando, se mi vedo pezzo Calabro. Cioè, poi non è che l'abbandono per un mese, due. Per tanti mesi. Quindi... Sì, io proprio l'ho abbandonato. Io ho comprato. Cioè, veramente, devo dire la verità. Il 19 l'ho riscattato quando Epic Game lo regalava. Perché io no. Io di giocare a farming non se ne parlava manco alla lontana. No. Oh. E mi innamorai di farming. Solo che ci abbiamo giocato talmente tanto che mo giocare di nuovo sul 22 non c'è voglia. Poi ci sono io che... Ciao, E il 22 l'ho pagato 40 euro. No, io
20 mi sa, 22, non mi ricordo. No, ma io considero, a me piacciono tutti sti cose, sti simulatori, tutto quanto. Cioè, ci stanno poca gente cui piace, però io perché sarò più utile. Ah, e poi col volante è molto ma molto bello giocare, cioè è più carino giocare. Giocare con sì, il problema è dove sette i tasti, non ci ho capito un cazzo. Infatti l'altra sera l'avevo aperto giusto per sette i tasti e non ci ho capito un cazzo. Perché là praticamente, non so se hai fatto caso, se metti le opzioni di guida e accendi la voce comandi, e ti dà il volante, no? Però i tasti li mette lui. Allora tu per andare bene, farti tutto come dici tu, tutti i comandi che lui mette li devi cancellare tutti. Capito? Ti devi mettere con la santa pazienza e cancellarli tu. Io così ho fatto. No, ma infatti io li stavo a fare manualmente, però che palle, perché cioè io non è che c'ho chissà quanti tasti, ce ne ho pochi. Insomma, pochi, ce ne hai di tasti sul volante. Sì, però se tu devi considerare. Vabbè, allora considera che sul volante ti devi mettere i principali, clacson, frecce. Vabbè, sì. Quelli normali. Poi magari se hai una tastiera. Ma un altro viaggio? Io poi c'ho il tastierino numerico. Quindi sul tastierino numerico, quello USB a parte, ti metti dei tasti che ti possono servire, tipo l'aggancio del mezzo, lo sganciare, scaricare, quella roba lì, no? Sì. Rega, un atto viaggio oppure no? No, io no. No, siamo arrivati, raga, siamo arrivati all'ultimo. No, no, io se ne parla domani, basta. Volete fare la foto? Facciamo la foto, dai. Crashato, bene. Alla fine sono crashato, ma hai chiuso tu, Rai? No, non ho chiuso. Alla fine sono crashato, bene. grazie gioco, grazie. Ma vedo ancora che si muove. Il mio? Anche se hai detto grazie, sì, vedo che no, non si è crashato. No, sono crashato, fine. Oh. Vabbè. Sto rientrando, non... No. Ma dalla sessione! Sì, no, sì. Ah, io avevo capito proprio gioco, eri crashato. No, sono crashato la sessione, ma nessuna connessione, boom, crash. Vabbè. Cerchiamo gli abusivi, eccoli qua. Il cornuto, no, vabbè, mi sto confondendo con un altro video. Chi è che sta morendo? Chiamami il 911. No, se per favore puoi morire dopo la live, perché no, sai, non mi va di fare il testimone. Non è bello in diretta, dai. Ok, dov'è che si fa la foto? Vicino ai bidoni della spazzatura? C'è la spazzatura. Sì, mi sono messo qua. Guarda. Ah, ma c'avete tutti sto furgone? Sentiamo qui? Sì. Ok, adesso posso parlare anche se metto in retromarcia, tanto sto fermo. Però che cazzo è notte? Cioè, non si può. Se sì, andiamo che vicini. Ma tanto anche se andiamo a Ninna non fa giorno, vero? No, non credo. Però no. Io nella modalità fotografica posso mettere il giorno. Aspetta un attimo. Fermatevi qua. Giorno. E fermatevi. State fermo. Spegniamo le luci? No, aspetta, fammi fare la modalità fotografica. No? E dici foto non studio. Allora, foto non studio. Ah, mi fa male la schiena, porca troia. Accendiamo o spegniamo le luci? Foto. No, spegnetele le luci. Metto Cioè, semmai tenete quelle normali, non quelle di posizione che sono belle. Ok, metto di anche giorno. A tenere le luci. Messa a fuoco, saturazione. Ok, ho messo che giorno qui. No, che cazzo fai? Aspetta. E aspetta, lo scattare. E togliete queste luci. Okay. Jingle bell. Torno subito, raga, un attimo. Con quell'abusivismo. E come cazzo faccio? Allora, dobbiamo fare una cosa, raga. Dobbiamo fare una cosa figa, no? Allora, a destra, dove sta? Allora, Rai sta fermo. Gran Pasticcio, vai leggermente avanti a Rai, usci solo la cabina, non l'asse motrice. Vai.
Boh, fermati. Ok. Nico, vai avanti. Come gran pasticcio con la... Eh sì, perché devo cercare di fare una... Vai ancora. Ancora? Sì, deve uscire la scritta. Boh, è troppo. Vai un po' indietro. Ok, basta così. E io c'ho il freno a mano. Ok, aspettate. Io c'ho un motore freno. Ok. Ecco, mo dovrei riuscire a fare la foto e scattare tutte le scritte, capito? Sulla fiancata. Sì. Così viene premiata come foto migliore dell'anno, ci pagano, diventiamo ricchi e ci compriamo un gioco nostro. E poi ci compriamo il vero 180. Sì, togliete. Aspetta, come si gira qua la telecamera? Ah, ecco lo scatto perfetto, raga. L'hai fatto lo scatto perfetto? Che poi io sto pure con questo. Un po' più alto, un po' più basso. Ok, fatto. Ve le passo sulla chat generale. Alleluia, abbiamo fatto. Bellissimo, guarda. Alleluia. Sicuramente diventeremo ricchi. Già lo so. Il premio foto figa. Vabbù, raga, è stato un piacere. Domani ci ribecchiamo di nuovo, se volete. Yes. Giochiamo. Allora, vabbè, sicuramente gran pasticcio la mod sul Volvo non riesce a farla. Magari giochiamo o su Tracker MP domani. Mm-hmm. Andiamo a fare un giretto lì. Di chi? Se è possibile sì, perché... Dimmi. Se è possibile sì, perché devo fare chilometri per un'azienda, che sono dentro un'azienda. Chi di voi ha la Pro Mod? Io. Io no. Vabbè, la posso installare, mi devi dire cos'è e dove trovarla. Se hai tutti i DLC te li passo io. Sì, tutti i DLC li ho. E che fai, li carichi tutti sul cloud, Nico? I file? Sì, li carico io su rete. Ok. No, vabbè, costerebbe un euro comprare, te la scarichi subito, oppure te li scarichi uno per volta. Come? Perché c'è il sito proprio ufficiale. Però se vuoi passargliela tu, tanto non cambia niente. Lo posso io su rete. Sì, se riesci a far presto, entro domani... Per ricaricare tutti i file. Però adesso vado a mangiare. Sì, vabbè, poi se volete le faccio anche dopo. Tanto non è un sì, problema. Sì, come vuoi. L'importante glielo passi su Discord, no? Sì, scegliti un canale. Sì, passalo. Cioè, cerca di fare un unico file per non fare tutti e sette. Quanti sono i file? Faccio un mega. Se riesco, faccio un mega. Ok, bello, mega, è risolto. Allora, cari amici di Twitch, tutti. Ma anche te sei live, Ray? Yes. Sì, anche lui. Anche grazie per averci seguito, ragazzi. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a tutti, infatti. Mi raccomando, un bel follow al mitico video 79 anche, raga. E anche a Ray World 86. Ok, dai, e allora ci becchiamo. Se non muore nessuno fino a domani, ci becchiamo alle 17 e andiamo su Tracker MP e, se Dio vuole, sulla Promod. Ok? La Promod. Ce l'hai la Promod tu, Andre? L'ho già caricata. Ok. Dai, ci becchiamo domani allora, Devo installare qualcosa per Tracker MP? Oh, belli. Vabbè, adesso ci sentiamo in vocale. Okay. Senti, gran pasticcio, tu c'hai tutte le mod? Mod 0, cioè tutti i DLC, dico, sì, della mappa. Ok, c'hai tutti